Ho una buona notizia per te. C'è solo una parola di cui hai bisogno per manifestare il tuo desiderio e fare in modo che questo si avveri anche nella realtà. E oggi la condividerò con te in questo video. Ma prima iscriviti al canale e lascia un like per sostenermi. La parola è energia. Sicuramente avrai già sentito questa parola, ma si tratta di cosa effettivamente capisci riguardo ad essa, che cambierà completamente la tua vita. Ti sembrerà impossibile, ma sì, a me questa parola ha cambiato la vita. Sono passato da non avere un dollaro di risparmio e mia moglie, che era in debito con la carta di credito, a diventare un multimilionario prima di compiere 30 anni. E tutto questo grazie a questa semplice parola, energia. Ma lasciamo che sia la signora Scienza in persona a spiegarcelo. Einstein infatti disse: riguardo alla materia, siamo stati tutti nel torto. Quella che abbiamo chiamato materia è energia la cui vibrazione è stata abbassata al punto da poter essere percepibile dai sensi. La materia è spirito ridotto a un punto di visibilità. Non c'è materia. Ora, un fatto interessante è che, secondo la scienza, un atomo, il mattone di cui è fatto l'universo, è composto per il 99,99% di spazio vuoto. Ecco perché Einstein ha detto che non c'è materia. Se eliminassimo tutto quello spazio vuoto, gli scienziati credono che tutta la materia fisica in questa realtà potrebbe essere compressa nelle dimensioni di un cubetto di zucchero. E se pensi ai tuoi desideri come materia, come la casa che desideri, l'auto che sogni, i soldi che speri, le relazioni che tanto vorresti, la salute che desideri, tutto quello che desideri specificamente nella tua vita in questo momento è tutta materia. E Einstein ha detto che non c'è materia, c'è solo spirito condensato o energia condensata. Quindi, amico mio, cosa significa tutto questo? Ti invito a pensare alla realtà e a ciò che desideri in termini di magneti. Questi due magneti hanno un lato dal quale non si attirano. Non importa quanto forte tu li spinga, non si attireranno mai. Perché? A causa dell'energia, che è alla base della legge del magnetismo. Ma se prendessi questi stessi magneti e li girassi dall'altro lato, si attrarrebbero perfettamente. Nell'universo accade la stessa cosa con i tuoi desideri. Quindi devi considerarti come un grande campo magnetico, il campo di energia umano. Siccome Einstein ha detto che non c'è materia, c'è solo spirito o energia condensata in uno stato a bassa vibrazione, allora ciò che sei realmente non è un corpo fisico, sei solo un campo di energia. Se immagini che questo campo di energia abbia una certa frequenza magnetica e che tu sia un gigantesco magnete che trasmette frequenze in base alle tue emozioni e ai tuoi pensieri, allora questo campo di energia funziona esattamente in modo da attirare o respingere ciò che desideri. Quindi devi chiederti se sei davvero in armonia con la legge del magnetismo. Prima volevo avere successo, volevo fare soldi con le mie passioni. Lo desideravo davvero, ma ero disperato finché non ci riuscivo. Eravamo così al verde che non avevamo neppure una macchina. Non potevamo viaggiare. Dicevo cose come «spero che funzioni», «ho davvero bisogno di soldi», «non so come funzionerà», «forse non funzionerà». Ogni pensiero ha una certa lunghezza d'onda di energia. Vedi, l'energia a bassa frequenza ha onde più lunghe, mentre quelle ad alta frequenza ha onde più corte. Ognuna di queste parole «spero», «non so», sono frequenze specifiche, vibrazioni che si accumulano nel tuo campo energetico e poi, tramite il magnetismo delle realtà, attraggono ciò che accade attorno a te. Quindi ho iniziato a dire cose come «sono un magnete per i soldi», «sono in perfetta salute», «tutto va perfettamente per me oggi», «sono un genio e applico la mia saggezza», oppure «ringrazio perché sto avendo successo», «ringrazio perché sto attirando miracoli nella mia vita», «tutto ciò che faccio ha successo», «tutto ciò che faccio prospera». Pensate, quale di queste frequenze è più alta? Quindi ho iniziato a chiedermi, sono in armonia con ciò che desidero? Se mi immaginassi come un magnete metafisico, starei magnetizzando ciò che voglio o no? A cosa mi stanno portando le vibrazioni che emanano i miei pensieri, sentimenti, comportamenti? Albert Einstein ha detto: tutto è energia e tutto ciò che si può fare è eguagliare la frequenza della realtà che desideri. Non puoi fare altro che ottenere quella realtà. Questa non è filosofia, è fisica.
E questo riassume la parola magica, l'unica parola, energia. La tua energia è in armonia e magnetizza il tuo desiderio? O lo sta respingendo? Quindi, anziché pensare al tuo desiderio come una cosa nell'universo fisico che vuoi e che al momento non hai, pensaci come a un equivalente vibratorio. L'equivalente vibratorio è una certa frequenza energetica che non sei stato in grado di magnetizzare tramite i tuoi pensieri, le tue emozioni, le tue attitudini, il tuo subconscio, ed è per questo che do grande importanza all'ipnosi di successo. Un professionista dell'ipnosi può riprogrammare la tua mente subconscia in modo che diventi un magnete per attrarre ciò che desideri, cambiando in modo inconscio modelli di pensiero, credenze e emozioni sepolte all'interno di te. Questo cambia il tuo campo elettromagnetico e ti riporta in armonia con la legge del magnetismo, in modo che diventi un magnete solo per ciò che desideri. Ora, se la parola è energia, esiste una sottoparola, forse la seconda parola più importante, che è grazie. Einstein ha detto che il cervello è solo un artefatto del passato. È progettato per mantenere un campo elettromagnetico specifico misurabile. Quel particolare modello di frequenza complessiva è generalmente l'opposto di ciò che consciamente desideri, perché è solo un ricordo vivente del passato. Tutte le connessioni neurologiche e i campi elettromagnetici abituali che emetti sono solo un artefatto del passato. Quindi devi iniziare ad addestrare il tuo cervello, la tua mente, la tua anima, il tuo spirito, a entrare in un nuovo modello di frequenza, una nuova energia, e puoi farlo ringraziando. Puoi sentirti grato per un futuro che attualmente non puoi vedere, capendo che ciò che puoi vedere è solo una piccola quantità di energia, è solo spirito o energia condensata in uno stato di movimento lento. Ciò significa che posso cambiare il mio campo elettromagnetico in modo che passi dal bloccare e respingere ciò che desidero fino ad armonizzare con esso. Puoi cambiare il tuo modello di frequenza in modo da diventare un magnete per attrarre circostanze, situazioni, persone, emozioni che corrispondono a ciò che vuoi, e quando ciò accade ti rendi conto che sei tu a creare tutto nella tua vita. Quindi, amico mio, ti invito a immaginarti come un magnete universale che sta attirando o respingendo le realtà che desideri in base al campo elettromagnetico che stai emanando. La parola è energia. La tua energia è in armonia e magnetizza i tuoi desideri o li sta respingendo, opponendosi al magnetismo? Raccontacelo nei commenti, ma prima iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video. Grazie per avermi ascoltato e ci vediamo alla prossima!